Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo condividere con voi un progetto che ho realizzato con la stampante 3D nato sulle ali dell'entusiasmo di Hogwarts Legacy. Questo videogioco è arrivato circa un mese fa, che ha veramente spopolato perché comunque era super atteso, non ha deluso le attese ed è un gioco veramente pazzesco per tutti gli amanti del mondo di Harry Potter. Anche se direttamente Harry Potter non è collegato al gioco, ma quello che è l'ambientazione sicuramente lo è. Infatti il fulcro di tutto questo è il castello di Hogwarts, e da qui appunto dall'entusiasmo dell'aver giocato e finito questo gioco abbiamo deciso appunto di stampare con la stampante il castello di Hogwarts e poi insieme di rifinirlo dal punto di vista della colorazione per dargli un tocco più realistico nell'impatto visivo. Ovviamente non aspettatevi niente di assurdo dal punto di vista della colorazione, perché io sono negatissimo nel colorare con i pennelli e mia figlia ha 9 anni, quindi calcolate bene questi parametri nel vostro giudizio. Però secondo me la stampa ovviamente ci ha aiutato molto, perché è molto dettagliato il castello e soprattutto molto curato in tutti i suoi particolari. Il file per la stampa del castello di Hogwarts l'ho recuperato su Fingiverse, vi lascio qua sotto il link in descrizione. Però adesso sicuramente è arrivato il momento di farvi vedere tutto il processo di lavorazione per poi arrivare ad avere il risultato finale. Quindi iniziamo tutti i vari passaggi e poi vi faccio vedere ragazzi cosa ho ottenuto alla fine. Iniziamo! Per prima cosa abbiamo preparato la stampante con tutti i suoi parametri e il filamento PLA. Abbiamo scelto per la stampa un filamento PLA classico color sabbia oro, che poi andremo a rifinire. Questa prima stampa è durata circa 30 ore, mentre questa seconda stampa è durata circa 20 ore, per poi arrivare alla terza stampa che è durata 16 ore. Quindi abbiamo un totale di circa 65 ore di stampa. Una volta finito di stampare tutte e tre le parti, abbiamo dato un fondo, un primer, abbiamo scelto un color beige come fondo primer, che poi poteva andare bene anche come colore di alcune parti del castello. Quindi abbiamo dato tutto il primer su tutte e tre le parti. E infine siamo passati alla colorazione. Abbiamo usato vernice ad acqua della Tamiya, abbiamo scelto di fare i tetti color avio, mentre le parti di roccia abbiamo usato grigio, verde e marrone, parti grigie per fare i ponti, e abbiamo sfumato il beige del castello per farlo rendere un po' più anticato. E il risultato finale è questo. Guardate anche le dimensioni, sicuramente importanti, guardatelo sulle mie mani, è davvero davvero super completo, e soprattutto dalle dimensioni molto importanti. È per questo che c'è una stampa in tre parti, come avete visto nel video. Sono tre parti che vanno ad unirsi, vanno incollate, e il risultato è questo. Abbiamo scelto di usare queste tonalità di colori perché secondo noi andavano a ricreare appunto quello che abbiamo visto nel videogioco per quanto riguarda appunto Hogwarts Legacy, e il risultato finale secondo noi è appagante all'occhio. Ovviamente se ve lo avvicino vedete tutti i difetti di colorazione che ci sono, perché come ho detto io sono negatissimo a colorarlo e mia figlia ha 9 anni, quindi c'è da valutare questo. Ma però ragazzi, guardate cosa si può fare con una stampante 3D e soprattutto che livello di dettaglio si riesce ad ottenere con una stampante 3D, e andando poi a rifinire con del colore. Quindi ragazzi, spero che questo mio progetto riguardante il castello di Hogwarts, ispirato al videogioco Hogwarts Legacy, vi sia piaciuto, che il risultato finale l'abbiate trovato interessante. Se è così, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, di questo sono arrivati tanti spoiler su Instagram riguardanti le stampe appunto quando ho iniziato a stampare. Sempre se va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posso tantissimi coupon sconti
appunto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao, al prossimo video!